Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Scarlatto! Nello scorso episodio abbiamo raggiunto Neveria, inoltre ho fatto evolvere il mio Finizen in un Palafin e ho trovato un altro Pokémon Shiny. Già. E in questo episodio affronteremo la capopalestra di Neveria, allenatrice di Pokémon di tipo spettro. Quindi, ovviamente, utilizzeremo prevalentemente Meowscarada e forse Hyperion, perché abbiamo Nero Pulsar. Ah, giusto, importantissimo, me l'avete detto e in effetti l'ho controllato anche io off camera per sicurezza, ma Palafin adesso può ricordare alcune cose nuove. Dov'è? Pugno Jet! È praticamente la stessa identica cosa di Acquagetto, ma è più forte, quindi eccoci qua. Inoltre, forse gliel'ho già... sì, gliel'ho già insegnata, ma ho insegnato Ago Difesa a Wisteria, perché potrebbe far comodo. E basta, giusto? Sì, le mosse sono queste. Ancora non metterò l'ultimo Pokémon della squadra nella squadra, perché siamo ancora di livello troppo basso. Parlando di livello basso, siamo underlevellati per questa palestra. Sì, lo so. Spero solamente che Meowscarada riesca a carriarci abbastanza. Qualcosa qua dietro? Sì, ovviamente. Nero pietra, non male. Beh, abbiamo già trovato l'arena, quindi cominciamo. Salve, Tonks. Come sta andando la ricerca del tuo tesoro personale? Ah, bene. Oh, hai chiaro in mente il tuo obiettivo. Niente male, davvero. Sono molti gli alunni che scelgono di affrontare le palestre per la propria ricerca di tesori. Questo perché, nonostante la difficoltà, è una sfida che regala soddisfazioni. Quindi ti ho aspettato qui per incoraggiarti. Dopotutto, sono il referente della tua classe. Fortunuovo, sarebbe stato più utile prima, ma sempre ben accetto. Eccoti un regalino, spero ti sia utile durante la ricerca di tesori. Se poi ti avanzasse un po' di tempo da dedicare al Pokédex, ne sarei molto felice anche io che l'ho sviluppato. Mi raccomando, continua così e cerca di stare lontano dai guai. Mi avete inoltre detto che le lezioni diventeranno sempre più interessanti. Le prime sono un po' tutorial, ma è normale. Quindi ci sarà probabilmente un episodio dedicato solo alle lezioni, ma non adesso. Abbiamo Nicola al primo posto, sì, ok, cominciamo! Benvenuto alla palestra di Neveria. Bellissimi drippy là sopra! Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Tonks, giusto? Per affrontare la capopalestra Lima, dovrai superare l'esame della palestra. E l'esame della palestra di Neveria consiste nel fare da gruppo spalla alla capopalestra. In altre parole, sarai tu ad aprire il suo concerto. In pratica, il tuo incarico sarà lottare sul palco. Dovrai metterci tutta l'anima, ha, capita? Tipo spettro, per scaldare la platea prima del live della capopalestra. Parla pure con... l'MC? MC? Davanti all'arena per dare inizio all'esame della palestra. Cosa vuol dire? Non ne ho idea. Buona fortuna! Molto probabilmente è qualcosa legato alla musica, perché la capopalestra, un attimo che ve lo mostro se posso, non posso, però appunto è una cantante, una rapper, giusto? Sì. C'è un MT! C'è un MT! Fermi, fermi, fermi! Non cominciamo niente! Devo assolutamente prendere questa MT. Perfetto. Che cosa era? Campo... poteva essere molto meglio. Aspetta. Aspetta, aspetta! Nice! Va bene. Ora siamo qui. L'MC è... lui? Sì, perfetto. Yo, stai in campana, bro, t'avverto. Devi aprire tu il concerto. Io sono MC... MC sarà, boh? MC Dramma, t'accompagno sul palco. Il programma della serata prevede una lotta in doppio con due Pokémon. Questo cambia tutto, aspetta, doppia lotta, doppio dramma. Arroventa la gang, incendia il palco e provoca il disgelo. Quando avrai scaldato la platea, entrerà in scena la nostra capo... capopale. E voilà, esame superato. Appena salirai sul palco inizierà lo show. Tre lotte una dopo l'altra. Niente pause, niente sosta. La sfida sarà dura, preparati con cura.
Apriamo lo spettacolo e cominciamo l'esame? Se in te arde la fiamma, dai l'ok a MC Dramma. No. Perché no, però? L'altra volta abbiamo preso, se non sbaglio, l'MT di Onda Calda. E Onda Calda è una mossa che serve per le lotte in doppio. Quindi a questo punto direi di insegnarla a Hyperion. Ho inoltre scoperto che dimenticando una MT e provando a far ricordare le mosse ad un Pokémon, quel Pokémon... Ok, quel Pokémon la imparerà senza bisogno dell'MT. Ed è una cosa molto bella e molto importante. Quindi, lava sbuffo è buono, però voglio andare di onda calda, ok? Poi al massimo cambierò. Non mi ricordo se lava sbuffo colpisce due Pokémon o se colpisce tutti i Pokémon. Dato che voglio andare con Meowscarada, non voglio rischiare di scottare il mio Meowscarada, quindi... il resto non serve a niente. Controllo giusto un secondo il resto. Ok, non abbiamo nient'altro da insegnare a nessuno. Un'ultima cosa però a questo punto. Non abbiamo le bacche, quelle iperpotenti che... no, ok, quelle che tipo... Ah, debolezza spettro, allora sto a posto. No, allora diamo la bacca cedro ad Hyperion. E ora dovrei stare davvero a posto, quindi... Sono davvero pronto, vai! Grande, si balla allora! Sali pure sul palco! Esame della palestra! Infiamma il palcoscenico! Ladies and gentlemen, signore e signori, ad aprire lo show di oggi sarà... Tonks, con tre lotte in doppio di fila! Il primo sfidante per il nostro Tonks sarà... Il giovane prodigio che porta con sé il soffio del vento, Mickey Brezza! Siamo 1-1, ma in una lotta in doppio quanto fa? Vediamo se lo sai! E la musica è questa, non cambia! Bellissimo, Shuppet e Grivyard, ok va bene, è il primo allenatore, lo posso anche capire un po'. Bene, lotta in doppio, intanto usiamo Notte Sferza perché è super efficace su Shuppet, ho paura di Shuppet. E abbiamo Nero Pulsar, usiamo Nero Pulsar. Notte Sferza! High crit chance, inoltre super efficace e ricordo Stab, mia mascherata è in parte buio. Esperienza perfetto e Nero Pulsar che distrugge Grivyard. Ho detto che ero underlevelato, vero? Troveremo Pokémon forti, non preoccupatevi. Intanto eccoci qua. 1+1 fa 2, giusto? Il pubblico sta cominciando a scaldarsi. Il palco di Neveria vanta una tecnologia al top del top. Più il pubblico si scalda e più luci si accendono. Continua così e la gang andrà in delirio totale. Amikura! Grazie, non lo sapevo. Comunque, proseguiamo. La prossima sfidante sarà... Una musicista che ha... che o la ami o la odi. Miss Feta! Oddio, il formaggio! A me fa schifo il formaggio feta, eh. Nella lotta debolezze e punti di forza sono note che risuonano in un meraviglioso accordo. No, seriamente, ci sono un sacco di formaggi che adoro, ma il feta... Ew! Miss Feta! Sono sicuro che in realtà è un riferimento musicale, ma non importa. Vai Nicola, vai Hyperion, siamo contro un Haunter e un Mistrivis. Fortuna che è un Hunter, così posso usare Notte Sferza senza problemi e anche... Psycho Shock, non usare... Ok, perfetto. Non ha usato la mossa di priorità spettro, che non ricordo il nome. Ombra qualcosa. Shadow Sneak, insomma. Ah, ha usato però ombra notturna. Ah, quindi ovviamente aggiungerei il più veloce è proprio Meowscarada. Questo potrebbe in realtà cambiare un bel po' di cose, ma ora non importa. Level up. Siamo ancora dissonanti. Il pubblico è invisibilio.
grande Tonks. La gang è incandescente e le luci sono accecanti. Che storia, bro? Chi si aspettava che avresti tirato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè... MC Dramma, ovvero io! Quella faccia è leggermente inquietante. Faccio il presentatore, ma sono allenatore, e se c'è da lottare, non mi faccio pregare! Yo! Io non ascolto musica, gente, quindi non so come cantano le persone. Però eccoci qui, Nicola e Hyperion! Ovviamente hai un Pokémon debole solamente a mosse folletto che non ho, vero? Notte sferza su Drifblim perché è il più pericoloso e usiamo... abbiamo Magifiamma, proviamo ad usare Magifiamma, vediamo che succede. Notte sferza! Oh, non ce l'hai fatta! Dovevo usare onda calda allora. Non mi... Oh. Ok. La cosa ha senso. Fortuna che non mi ha mandato KO. Però la cosa ha molto senso. Esperienza, grazie. Ma lo sguardo, non posso più cambiare Pokémon. Non ne avevo intenzione, mio caro. Bella mossa, bravo. Ora è un bel dramma per il nostro MC Dramma. Ok. MC Dramma, MC Dramma. Non lo so, ripeto, gente. Non ascolto musica. Ah! Ok, quindi se faccio una buona mossa, mi potenzia le statistiche. Questo è importantissimo. Aspetta. Notte sferza, dov'è super efficace? Appunto. Ah, su Hyperion. Hyperion, non preoccuparti, non ti colpisco, scialla. Notte sferza. Level up, livello 40. Oh mamma, la lotta è finita in dramma. L'entusiasmo del pubblico è al massimo. Wow, che lotta stellare. Che stile, che spettacolo. Grazie, Tonks. L'esame della palestra è superato. Complimenti. Facciamogli un bel applauso. Forza. Esame della palestra superato. La sintonia con la platea è perfetta. Da brividi. Tutto è pronto per l'inizio del main show. Fatevi sentire, gente. Stiamo per arrivare al momento clou della serata. Ecco a voi lo spirito del ritmo. Come on! Massima stima per la glande... Lima! Lima, 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 Lima! Silenzio! Yo, bella gente! Sentiamo un po', cosa mi dite? Siete carichi a mille come la dinamite? Sì, siamo carichi! Lima, Lima, Lima! Grazie per l'assist, è stato un asso, ma ora arriva Lima e vedrai che spasso! Onesta, bro, il tuo esame della palestra è stato una gran roba, bravo! La gang è in delirio, non mi voglio perdere neanche una rima di Lima! Tu intanto torna all'entrata e comunica allo staff che hai superato l'esame. Peace out! Ok, ma devo curare i Pokémon adesso? Sì, per forza, ok. Andiamo a curare la squadra, perché non si sa mai. Aggiungerei, arriva Lima e ovviamente tempesta di ghiaccio. Spero sinceramente che abbiano deciso di togliere le condizioni climatiche, quelle casuali intendo, quando c'è la lotta contro un capo palestra, altrimenti sarebbe un po' strana come cosa. Vi ricordo, un'altra volta aggiungerei che sì, adesso che ho raggiunto il livello del sesto Pokémon, lo potrei anche aggiungere alla squadra, ma ho il vago sospetto che contro una palestra spettro che può, indovinate un po', usare mosse spettro, avere un Pokémon di tipo normale e anche molto veloce, Cyclizar, potrebbe essere la scelta migliore. Inoltre non mi va a reintrodurre un membro della squadra a metà episodio, insomma. Abbiamo comunque già superato l'esame, quindi parliamo subito con la segretaria e cominciamo la lotta in palestra.
Parlami. Tonks, tu e la tua squadra ve la siete cavata alla grande come gruppo spalla. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro la nostra capopalestra. Vuoi sfidare la capopalestra Lima, a.k.a. lo spirito del ritmo? Abbiamo ancora Nicola come primo Pokémon giusto? Allora la risposta è sì. Bene, ti accompagno all'arena che è letteralmente a due passi. Yo, yo, yo! Dall'arena si sente qualcuno parlare in modo molto ritmato. Oggi è il giorno, qui è il luogo e questa è l'ora. Io e il mio team ti manderemo alla malora. Apri bene quelle orecchie, oh capo palestra. Ste rime sono fresche, non è vecchia minestra. Oh yeah. Boom boom, chica chica, boom boom, chica chica. Perché? Le tue rime sono fresche, allora stiamo... Non puoi fare la rima con due parole uguali. Vabbè, non importa ormai. Bro, puzzi di culla, ancora non sei nulla. E vuoi tenermi testa, ma fatti una siesta. Il mio nome è Lima, yo, e parlo in rima. Sono una cima, faccio male all'autostima. Ti manca l'esperienza, del rap non hai l'essenza. Impara la lezione con la mia benedizione. Yo. Boom boom, chica chica, boom boom, chica chica. Mi hai sconfitto, che disfatta, che disdetta. Ma domani alle 3 avrò la mia vendetta. Ehi, dove vai? Chi ha parlato delle 3? Guarda, qui decido io, mica uno come te. Ah, mi ha rovinato tutto il vibe. Io li metto alle corde e gettano la spugna. Cerco gente forte, chi si arrende mi ripugna. Eh? Yo, ma tu sei quello che mi ha fatto la gruppo spalla. Sei qui per una lotta Pokémon o per una battaglia di rime? Guardate. Vorrei davvero tanto, ma siamo qui per una lotta. Niente rime per te, nemmeno una? Ok, non insisto, o sarei inopportuna. Come? Ti sembra che io parli in modo strano? Si chiama rap, caro mio, rap. Uno stile di canto in rima che crea testi che colpiscono dritti nello spirito. Ecco perché spettro, appunto. Allora ha molto più senso ora. Ecco sei bella che va, veloce come un fulmine. Ogni giorno un viaggio, di emozioni un turbine. Ad esempio, capito? No. Per niente. Ma torniamo a noi, mio caro sfidante. Mostrami la tua anima, il tuo spirito accecante. Vi chiedo scusa comunque di ogni volta che ho provato a rappare. La mia corona è il rap e la lotta è il mio scettro. In gola ho una rima, in campo un Pokémon spettro. Tutti puntano al mio trono, ma nessuno fa centro. Non fa rima. Il mio nome è Lima, aka lo spirito del ritmo. Parte la storia, in ballo la vittoria. Una lotta spettrale, uno scontro vitale. Boom boom, cica cica, boom boom, cica cica. Yo. Che manda in campo? Oh, Mimikyu. Nelle lotte in doppio con Lima non si scherza. Cambiare di continuo è la mia vera forza. Non fa rima. Allora, Mimikyu, è un problema, mi sa, Mimikyu. Siamo più veloci di sicuro. Quindi, retromarcia su Mimikyu, onda calda su entrambi. Perché in questo modo mi salvo da carineria. Perché carineria arriverà di sicuro. Vero? La nostra Lima contro quello studente sarà una lotta spettacolare. C'è uno Snom! Ah, sbigo attacco! Ah, sbigo attacco! Dovevo anche aspettarmelo pure io. Brutto colpo! Va bene, abbiamo una bacca cedro, ma non volevo che si attivasse subito. Possiamo attaccare? Fantasmanto si attiva. Cade la testa di Mimikyu. Ok. La finta testa. Torniamo indietro. E mi sa che a questo punto mando davvero in campo Cyclizar. Perché abbiamo Tagliacoda, che è molto comoda. Quindi perché no? Cyclizar! Vai di onda cal. Lacerazione. Ok. Mi aspettavo davvero tanto carineria. Ovviamente manco Mimikyu, ma non importa. Lo scotto almeno Bayonet. Una mossa super efficace? Grande Lima, sei super eccellente. Lima, Lima!
Ma dai! La precisione aumenta. Ok, almeno è solamente la precisione e non altro. Dunque, taglia coda, sì. Ma cambio Pokémon. Mando Wisteria. Sì, perché Wisteria regge bene o male abbastanza bene. Anche se sono attaccanti fisici loro, dovremmo andare Paimon, vero? Mandiamo Paimon, per sicurezza. Hyperion, rientra! Hyperion servirà sicuramente più tardi. Paimon, go! Sdigo attacco. Esatto! Lo sapevo! Lo sapevo. Taglia coda. Ora abbiamo un sostituto, quindi sto sciallo. Non mi importa di Seclizar, sfortunatamente per te, gioco. Vediamo, se ha usato lacerazione... Posso mandare mia Oscarada e usare Notte Sferza? Oppure potrei davvero mandare Argo e poi usare... No, però non conviene mandare Argo adesso, quindi mando Nicola e basta. Nico? Vai! Sostituto, perfetto. Lacerazione su... di me? Sostituto viene colpito e si rompe, vero? Sì, immaginavo. Classico, classico. Allora, Mimikyu mi spaventa, ma non ha usato carineria. Passa al contrattacco, Lima, ce la puoi fare. Lima, Lima, Lima. Devo attaccarla io con una mossa super efficace, altrimenti questo potrebbe accadere. Andiamo di Notte Sferza su Mimikyu, così almeno lo sconfiggo. E Etere Lama su Bayonet. Lacerazione. Almeno non è... Era un brutto colpo quello. Notte Sferza. Non l'ho sconfitto, mamma mia. Etere Lama, fallo tentennare. O mandalo KO. Va bene lo stesso. Qualcuno sale? Sì, perfetto. Houndstone! Che? È riuscito a mandare KO un Pokémon di Lima? Wow! Allora fa sul serio! Aumenta l'attacco di Nicola. E anche l'attacco speciale di Nicola. Bene. E di Paimon! Mwah. Però Mimikyu è molto veloce adesso. Ti scongiuro, non avere... Non ha senso. Probabilmente non ce l'ha neanche carineria. Spero che non ce l'abbia, altrimenti siamo fregati. Etere Lama può mancare, vero? Sì, ok. Energisfera dovrebbe bastare, allora. Anche se faccio poco danno. Vediamo. Notte Sferza! Su Houndstone, che lo manda KO. Perfetto. Però fa molto, molto strano il fatto che non abbia usato carineria. Forse non ce l'ha, per niente. Ma... mi sembra molto strano, visto che questa non è una delle prime palestre. Carineria me l'aspetterei tantissimo qua. Level up! Finizen! Idrondata! Allora, idrondata è sicuramente meglio di sub. Sì. È molto meglio di sub. Uno, due e... Tada! Dalla tua hai la forza della gioventù, ma dovrai sudare per buttarmi giù! Toxtricity! Oh no, veleno! Oh no, veleno! Ma che spettacolo! Aria fiera, mosse potenti, quell'allenatore ha stile da vendere! Popo fiero! Ok, sì, aumenta l'attacco, ma non basterà mai! Ho paura del tipo veleno adesso. Mi sa che Nicola andrà a KO. Mi sa che andrà molto KO. Non che io possa fare niente neanche con Paimon, in effetti. Dovrei essere più veloce. Forse sono più veloce. Se sono più veloce, qualche cosa la posso fare con Notte Sferza. Teratipo non cambia niente. Usiamo Notte Sferza. E poi con Paimon usiamo Etere Lama. Perché è effetto normale? Appunto. No, con Paimon forse è meglio mandare in campo Wisteria. Lui è un attaccante speciale. Noi siamo difensori speciali. Inoltre, reggiamo le mosse veleno. Quindi vai, Wisteria! Ciao Nicola, il vero Nicola è a fianco a me. Sta in pista, arriva l'ultima hit della lista. Odia allo spettro e al suo stridulo falsetto. Le rime di Lima sono una vera bomba. Rianimano i morti, vanno oltre l'oltretomba. È brutta come... vabbè.
Mi ero completamente dimenticato che cambiava il tipo. Vabbè. Notte sferza! Il rave è finito, yo. Ogni bella storia ha il suo gran finale. Avrò anche perso, ma non sto mica male. Ottimo lavoro! Il tuo spirito si è fatto sentire, forte e chiaro. Il mio spirito ha tremato, e ti assicuro, ce ne vuole per farlo vacillare così. Eccoti la tua medaglia, te la sei sudata. E giusto perché sei tu, vieni pure a uno dei miei live, ti farò avere un posto d'onore. Palestra di Neveria conquistata! Yo! Con 6 medaglie delle palestre, i Pokémon fino al livello 50 ti saranno più facili da catturare e seguiranno le tue indicazioni. Dopo tutto questo rap, ora mi sento al top. Tieni, ti sei meritato pure questa. MT, palla ombra che è ottima, davvero molto ottima. Tornami a trovare, ho ancora tante strofe da farti sentire. Magari la prossima volta ci sarebbe anche una battaglia di rime. Buona fortuna, che la tua avventura non sia mai una sventura. See you next time, baby. Sarebbe in realtà babe, non baby. Non importa. Nemi? No. Ehi, Tonks. Mi sono permesso di osservare a distanza la tua sfida in palestra. È stata una prova degna di un 10 e lode. I miei complimenti. Neanche il tempo di mandare in campo Meowscarada, che subito ha scatenato un attacco tempestoso. E tu, messo all'angolo il tuo avversario, hai sfoderato dalla tua tavolozza di mosse quelle dalle più sublimi sfumature, facendole eseguire la perfezione dei tuoi Pokémon allenati ad arte. Ah, chiedo venia. Ero in preda a un turbine di emozioni. Andando al punto, noto che hai fatto notevoli progressi. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui otterrai tutte le medaglie. Sarà allora che, in qualità di Super 4, potrò finalmente affrontarti. Non farmi aspettare. Per concludere, ogni tanto ricordare di tornare all'Accademia e dedicarti allo studio. Sì, lo so, dovrei farlo, vero? Lo voglio fare, l'ho già detto, ma non adesso. Quindi, abbiamo sconfitto Lima, la regina del... l'oltretomba nel senso del rap, perché non è Persefone, ma non importa. Allora, direi di andare a controllare la cosa più importante che sicuramente tutti voi volete sapere. Abbiamo trovato finalmente le Timer Ball nel Pokémon Market. Dai che ce la fai. No! Cosa abbiamo adesso nel market? Niente! Non c'è niente di nuovo nel Pokémon gioco. Tu mi hai tradito. Come ti permetti? Vabbè, adesso metteremo comunque il sesto membro nella nostra squadra, in maniera ufficiosa. Il soprannome però lo riceverà domani. A questo punto non lo metto neanche in squadra, lo mettiamo direttamente all'inizio del prossimo episodio in squadra. Che dovrei fare adesso? Mi sembra che la prossima cosa principale sia andare direttamente verso il Pokémon dominante del deserto. Prima però, per concludere questo episodio, voglio tornare un'altra volta nel negozio di Delibird, di Mesapoli, perché magari vende nuovi oggetti. E mi avete detto una cosa molto importante di Mesapoli, ossia il fatto che a quanto pare è davvero possibile vedere dove sono i negozi in una città. Basta premere ZR. Eccoli! Eccoli! Allora, questo è il sacco di Delibird, perfetto. Il regno delle scatolette, farmacensi, mamma mia! Come ho fatto a non vedere che c'era un livello di zoom ulteriore? Vabbè, un bel po' di cose che vendono cibo, a quanto pare. C'è un altro sacco di Delibird qua giù, e suppongo che la cosa valga in realtà per tutte le città che hanno negozi, quindi anche Los Tazones, per fare un esempio. Sì, ok, mamma mia, quindi c'è un modo. Ora, scendiamo da Coraidon e controlliamo se ci sono più strumenti. Quindi, intanto ho cover per lo smartphone, nuove, magari. Dai, qualcosa di nuovo. Sembra di... sì, non c'erano queste prima, o sbaglio. Quindi aumentano davvero tutti quanti gli oggetti acquistabili.
Questo vuol dire che forse abbiamo cose interessanti per gli oggetti vari, vero? Sì, assolutamente. Costa un bel po', però abbiamo un bel po' di soldi. No, aspetta, quanto costa? Non costa neanche così tanto. Posso rendere gli IVS perfetti dei miei Pokémon comprando il tappo d'argento. Bellissima cosa. Gli strumenti standard invece cosa vendete adesso? Argenpolvere prima non c'era, se non sbaglio. Il guantone mi interessa, mi sa che lo comprerò, ma non subito. Cose nuove. Il resto mi sembra di no. Forse lo spray gola è nuovo. Di acquisto. So che esisteva già in vecchie gen, intendo. Quindi, mi sa che adesso ci salutiamo, perché nella prossima parte di Pokémon Scarlatto, l'ho già detto prima, mi sa, sì, ok, ma non importa, andremo verso il prossimo Pokémon dominante. Molto probabilmente. See you next time, baby.